Ave a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Matti Fragols 2.0. Oggi analizzeremo la seconda parte dell'arte egizia, attraversando ed ammirando dei fantastici monumenti che, oltre alle piramidi, hanno reso l'Egitto una delle civiltà più progredite dell'età antica. I templi. L'architettura templare può essere considerata la parte più importante di qualsiasi civiltà, perché testimonia non solo la propria religione, ma anche la bellezza artistica che quella civiltà può arrivare ad esprimere. Ma nella civiltà egizia questo concetto viene ampliato notevolmente. I templi sono la dimostrazione di quanto il faraone è potente e sono un'istituzione politica a tutti gli effetti, siccome possiedono un territorio proprio e sono governati dal clero del dio venerato. Insieme capiremo i tratti di queste strutture, partendo da uno dei più famosi, il complesso templare di Karnak. Il tempio di Amon a Karnak è stato abbellito da numerosi faraoni, ma la costruzione del tempio originario la situiamo sotto Sesoste I, nella dodicesima dinastia, mentre fu Tutmose I ad iniziare l'ampliamento che portò alla struttura che noi tutti conosciamo. L'accesso principale era detto primo pilone, accompagnato dal famoso viale delle sfingi criocefale, siccome il montone era un animale devoto al dio Amon. Questo pilone portava ad un grande cortile le cui mura erano decorate con scene della vita di Amon. Al centro un chiosco, detto colonnato, splendidamente colorato, che dava una forte accoglienza ai fedeli, fatto costruire da Kaarka, faraone nubiano. Innanzi a quest'ultimo il secondo pilone, accompagnato dalla statua di Ramesse II e sua figlia Bernanta. Entrando all'interno di questo avreste visto la parte più importante di tutta l'architettura templare d'Egitto, la sala ipostila di Seti I e di Ramses II. La bellezza immane che dovevano scaturire i colori sgargianti delle 134 colonne di questa sala è quasi del tutto scomparsa, ma grazie a questa ricostruzione possiamo immaginare l'impressione che doveva tendere a qualsiasi persona passasse di lì. Essa rimane ancora oggi la sala religiosa più grande dell'età antica. L'imponenza che doveva lasciare un ricordo vivido per trasmettere la storia dei grandi dei d'Egitto anche a quelli che non potevano capire i geroglifici. Le colonne, disposte in 16 file, venivano costruite con un particolare sistema che utilizzava la risorsa che il deserto ha sempre donato, la sabbia. Questa veniva fatta salire a poco con un pezzo della splendida colonna veniva unito al precedente. Tolta la sabbia, le colonne venivano decorate, dando vita a questo fantastico pezzo dell'arte umana. Dopo altri tre piloni progressivamente decrescenti, sormontati da una copertura composta da lastroni di pietra, un breve vestibolo colonnato conduce al santuario, che rappresenta la parte spirituale del complesso. Alla fine del tempio è collocato il Naos, che come in tutti gli altri tempi egizi, consiste in un piccolo locale in granito. Al suo interno c'era la statua di Amon e la barca divina, con la quale il dio poteva essere trasportato sul Nilo. Non molto lontano dal grande tempio di Amon a Karnak si erige un altro tempio dedicato alla medesima divinità, il complesso templare di Luxor. Nonostante siano molto vicini, i due si differenziano per il tipo di festa celebrata in essa. A Karnak, Ipet Sut, mentre a Luxor, Ipet Resit. Durante questa festa, la statua di Amon a Karnak, che ho prima citato, veniva trasportata lungo il fiume verso Luxor, rendendo ancora più uniti i due complessi. Il tempio fu fatto costruire da Menope III e divenne con faraoni come Orenbebe e Tutankhamon il simbolo del nuovo regno, ma l'espansione maggiore si ebbe con Ramses II. L'accesso al tempio era accompagnato dal viale delle sfinge, che a differenza di Karnak, esse avevano una testa umana e quindi dette androcefale, come quella a Giza. Il primo pilone era abbellito da scene di guerra e di vittoria a Kadesh. Davanti a esso si presentavano due grandi obelischi, issate tramite delle funi tirate da molti schiavi, le quali facevano salire l'obelisco sopra un piano inclinato e facendolo poi cadere sull'arena di una piccola costruzione momentanea. Togliendo l'arena, l'obelisco veniva fatto raddrizzare poco a poco, finendo su un blocco di granito che lo sosteneva.
Ramses II fece poi aggiungere sei colossi di se stesso, di cui ne rimangono solo due seduti e due in piedi. Il grande faraone Ramses II fece anche costruire il fantastico cortile con un portico a doppio colonnato, dal quale si poteva passare ai numerosi abbellimenti apportati da molti faraoni nel corso del tempo, come il corridoio colonnato di Amenofi III, oppure la zona dedicata alla festa di Opet. L'antica Tebe, o Wasette in egizio, continuò a colpire le genti che passarono per i due tempi, tanto che l'obelisco mancante di Luxor svetta oggi a Parigi, in Place de la Concorde, oppure in numerose piazze di Roma, come quella vaticana, si trovano molti obelischi portati lì dall'impero romano. I templi egizi, però, non erano tutti strutturati in questa maniera. Uno in particolare si trova nell'antica città di Lunet Tantere, oggi Dendera. La sua diversità consiste nella pianta non allungata ma rettangolare, forse da attribuire all'epoca della sua costruzione, intorno al primo secolo a.C., quando l'Egitto era sotto l'influenza greco-romana. Al complesso templare si accede dall'unico pilone mai costruito in zona, oltre il quale c'è un grande viale, dove si affacciano attualmente molti luoghi di cultura greco-romana, oppure romano-cristiana, che ci interesseranno in futuro. Le mura del tempio sono abbellite con bassorilievi degli dei d'Egitto, venerati al suo interno, siccome non era dedicato solo al culto di Ato, che rimaneva comunque il principale, ma anche a Iside, Sokar, Assomtuk o Ik, Ra, oltre che una zona dedicata al sovrano d'Egitto in carica quando il tempio fu eretto. Il tempio di Hathor accoglie i suoi fedeli con una splendida sala ipostila. Qui viene utilizzata per la prima volta la cosiddetta colonna atorica, diversa dagli altri ordini architettonici. Da molto tempo in Egitto venivano utilizzati gli ordini architettonici, partendo dal papiriforme aperto, quando assomigliava a un ciuffo di papiro aperto, e papiriforme chiuso, quando il ciuffo era chiuso, palmiforme, quando si presentava come due foglie di palma raccolte a forma di calice, lotiforme, quando assomigliava ad un fiore di loto, a rotoli di papiro quando assomigliava a dei manoscritti racchiusi e atorica come in questo caso, quando il volto stilizzato della dea Hathor veniva precisamente scolpito sul capitello della colonna. Questo stile rendeva l'opera molto più difficile, siccome il fustro rastremato, cioè tendente ad assottigliarsi verso l'alto, a volte non sopportava il peso delle decorazioni, così la maggior parte delle colonne atoriche ha il fusto cilindricamente perfetto. Nonostante i problemi, il risultato finale è magnifico. L'idealizzazione del tempio egizio, cioè quello di essere Utnieter, ovvero casa del dio, si era fatta pietra grazie a questa splendida imitazione di Hathor. Con la costruzione della diga di Aswan, due grandi templi furono spostati per non essere seppelliti dalle acque del Nilo. Il primo in ordine temporale fu File, un tempio che sorge oggi sull'isola di Agilchia, dove fu spostato a pezzi in un lasso di tempo molto lungo, dal 1902 al 1977. Siccome sorge su un'isola nel Nilo, è diventata tappa principale delle barche sacre, oltre che principale sito del culto isiaco. La via processionale portava direttamente al primo pilone, decorato da bassorilievi rappresentanti il sovrano Tolomeo III, nell'atto di uccidere i prigionieri e di essere portato a cospetto di Iside. Sfortunatamente, i primi cristiani rovinarono queste forme di arte, da loro considerate idoli. Per entrare nel pilone si saliva una scalinata sorvegliata da due leoni in granito, affiancati un tempo da due obelischi. Dopo questo, un grande piazzale a delimitare la parte occidentale composto dal Mammisi di Horus, luogo della rinascita, e a fianco a questo il secondo pilone, grazie al quale si accedeva all'anima del tempio. Il vestibolo era fuso con la sala ipostila, con colori che rapivano qualsiasi persona entrasse al suo interno. La splendida composizione dei suoi colori è quasi completamente visibile. I geroglifici delle iscrizioni furono infangati dai cristiani che costruirono la chiesa di File, ma col tempo il materiale della chiesa crollò e il fango si staccò dalle pareti, conservando ancora meglio i manufatti artistici. Un piccolo tempietto rettangolare si affaccia sul corso del Nilo, affiancato dal tempio descritto.
fu completato dopo qualche secolo da Traiano, conservando lo stile egizio, che gli donò il nome odierno, ovvero Chiosco di Traiano. Oggi è uno dei misteri d'Egitto, siccome non si è ancora capita la sua utilità. Come ho detto prima, c'era un altro tempio che rischiava di finire sotto le acque del Nilo, nella località di Abu Simbel, anticamente nota come Maari, battezzata per Ramesses Miamon, con la costruzione del tempio. Questo nel 1960 fu spostato 60 metri più in alto per non essere sommerso dalle acque del fiume. Il faraone Ramesse II fece costruire il tempio dedicato al dio Horus, ma la vera divinità in realtà era se stesso. La superficie monumentale di questo tempio suggerisce nuove possibilità per il rilievo, che sviluppa un potenziale narrativo di grandissimo impatto mediatico. La rappresentazione si evolve nella gigantografia, dove Ramesse II è sormontato dal Nemes ed ha forma osiriaca. L'architettura del tempio ha un solo scopo: pubblicizzare la grandezza del faraone, ma si arricchisce anche delle imprese che quest'ultimo ha fatto, come la battaglia di Kadesh o la costruzione di Karnak e Luxor. L'effetto che fa oggi è intimidire i turisti che passano dall'esterno alla sala ipostila, notando le colonne antroposiriache, le quali sono presenti solo in questo complesso templare, dove Ramesse II è raffigurato nei panni di Osiride, che sorregge il tempio, creando un parallelismo con la morte, siccome il faraone manterrà i lastroni della struttura in eterno. La seconda sala, detta Atrio degli Dei, contiene quattro statue di Ta, Amon-Ra, Ramesse II deificato, e Ra, divinità principali durante il regno del faraone. La bellezza odierna è solo una parte di quella antica, quando il complesso era colorato con colori sgargianti. I colossi di Ramesse erano di un rosso acceso, i 14 babbuini, le colonne e i geroglifici splendidamente dipinti. Ramesse fece costruire un tempio minore per Nefertari, la sua bellissima consorte, deificata come Iside, moglie di Osiride. I templi di Abu Simbel sono considerati i più belli mai costruiti da Ramesse, ancora oggi ricordato come il più grande faraone d'Egitto. Oltre ai templi divini, descritti in questo video, esistono i templi funerari, che però vedremo nel corso del nostro viaggio, attraverso questa splendida civiltà. Grazie dell'ascolto, spolliciate e condividete la fantastica occasione di visitare l'Egitto tra queste splendide ricostruzioni di ieri e l'imponenza di oggi. Noi ci vediamo in un mio prossimo video. Ciao ragazzi!